Allora, qui abbiamo i due cellulari con cui controlliamo la telecamera. Quello di sinistra serve per controllare appunto la camera, per accendere rec e stop, e quello di destra invece è il cellulare in navigazione, dove c'è l'applicazione che ci permette di capire dove dobbiamo andare e dove siamo stati. Federico De Betto ama definirsi mappatore, viaggia in tutto il mondo da Porto Rico allo Zambia. In spalla porta uno zaino costruito appositamente per catturare a 360 gradi tutto ciò che lo circonda. 8 telecamere per un totale di 11K di definizione. Sono le immagini che appaiono nell'applicazione di Google Maps, utili per gli utenti che vogliono visualizzare luoghi specifici. Stavo mangiando una pizza e ho visto passare il tracker di Google, l'operatore con lo zaino. E dentro me ho pensato, ma quella persona è pagata per girare il mondo e per mapparlo, lo voglio fare anch'io. Il luogo più particolare che hai visitato? Ma sicuramente la centrale nucleare di Chernobyl, dove c'è stato il disastro nell'86. Abbiamo avuto la possibilità di mappare sia l'esterno, ma anche di entrare proprio sotto lo scudo, quella costruzione argentea che si vede, che sta tappando i resti del reattore, che ovviamente è ancora attivo. Siamo stati sopra il tappo del reattore numero 3, quindi sopra un reattore nucleare. Direi che è abbastanza quello più strano. Questo è un lavoro che permette anche di incontrare molte persone. Qual è un incontro particolare che ti ricordi? Beh, sicuramente ho dei ricordi meravigliosi del primo progetto che abbiamo fatto a Zanzibar nel maggio 2019, perché è stato il primo progetto in Africa, ma anche la mia prima esperienza in Africa. Quindi sono entrato in contatto con la popolazione locale, i Swahili, che sono fantastici, tant'è che poi il progetto che si doveva concludere entro fine anno sta ancora andando avanti, continuiamo a migliorare. Da programmatore De Betto è passato alla fotografia, un cambio di vita che lo ha portato sulle strade del mondo. Per quale motivo fare questo mestiere? Ma principalmente per viaggiare. La cosa più bella è viaggiare, andare a mappare luoghi inesplorati. Io recentemente sono stato a Sao Tomé, che fino a poche settimane prima di andare non sapevo nemmeno dove fosse. Vai, scopri un posto nuovo e soprattutto guidi tutte le strade di quel paese, quindi piano piano lo scopri. Io dico sempre, nel 2017 ho mappato l'Albania e spesso mi trovo a parlare con dei ragazzi albanesi, dico: ah, tu sei di qua, sei di là, non fanno accidenti, conosci il nostro paese meglio di noi. E ho detto, sai, l'ho guidato tutto, quindi guidando si impara, come si dice.